Escono di scena i carri armati che Vienna voleva schierare al confine. Il cambio di rotta è del cancelliere austriaco Christian Kern, che pone così fine alle tensioni con Roma sui migranti. Vienna aveva minacciato di dispiegare uomini e mezzi lungo la frontiera tra i due paesi se l'Italia non avesse rallentato il flusso di migranti che attraversano il confine. Il cancelliere austriaco in una conferenza stampa a Vienna ha bollato come un malinteso. La crisi esplosa con l'Italia. Non stiamo dispiegando blindati al Brennero e posso sottolineare ancora una volta che la cooperazione con l'Italia è veramente buona, ha detto, aggiungendo che non ci sono indicazioni secondo cui le autorità italiane non sono in controllo della situazione. Soddisfatto il ministro dell'Interno italiano. Ieri, di fronte all'idea dell'Austria, abbiamo risposto che non c'era emergenza, che la cooperazione di polizia era ottima e che Italia e Austria hanno un'amicizia straordinaria. Oggi il cancelliere austriaco l'ha riconosciuto. Prendo atto e noto che forse avevamo ragione, ha detto Marco Minniti alla Camera, che poi ha giudicato insufficiente l'impegno finanziario promosso dall'Unione Europea per la gestione dell'emergenza. L'Italia ha ricevuto quasi 123.000 domande d'asilo nel 2016, un più 47% rispetto al 2015 e pari al 9,5% del totale dell'Unione Europea, secondo il rapporto annuale dell'Agenzia Europea per l'Asilo.